Vi è mai capitato di avere tanto entusiasmo per una bella notizia che è capitata alla vostra band o al vostro progetto musicale? Magari avete ottenuto una importante apertura per una band molto grossa, molto famosa, ok? Che vi permetterà di suonare davanti a tantissime persone, che poi magari è qualcuno che fa il vostro stesso genere musicale, quindi per dirla in gergo, no? Con quel gergo tecnico brutto del marketing. Tutta gente in target, ok? Non so come dire. Usiamo queste brutte parole. E quindi è una bellissima notizia. Il cantante è famoso, voi aprite, vi fate vedere da gente che potrebbe poi diventare vostra fan perché il genere musicale è lo stesso. Quindi siete carichi di entusiasmo. Andate a raccontare questa bella notizia. Hanno scelto voi per aprire. Poi, questo è un esempio, potrebbe essere qualsiasi notizia bella, un concorso, vincere un contest. Qualsiasi cosa la raccontate e arriva il classico personaggio di turno, che può essere un amico, un parente, che vi chiede: sì, ma ti pagano? E ti cadono le braccia. Scusa, ma ti pagano? Perché mi devi fare questa domanda? Ma lo stai vedendo il mio entusiasmo, ok? Non lo so, sono frasi veramente che ti fanno cadere le braccia, è vero? E ne ho raccolte altre. Che riguardano, poi mi sono accorto che la stragrande maggioranza riguardano i soldi. Purtroppo il percorso di un musicista può essere molto lungo e i soldi arrivare molto tardi anche, ok? O può essere molto faticoso e uno non lo fa per soldi, cioè è la passione, cioè, ma è una cosa meravigliosa fare qualcosa per passione. Ti riempie la vita, poi i soldi arrivano, però ci vuole passione perché magari ci. Solo la passione ti fa continuare, se fare le cose per i soldi. Poi, se non arrivano soldi, cambi, è un casino. Ma le cose belle si fanno per passione, ok? I soldi lo sappiamo, non siamo stupidi. Servono, sono importanti, però cavolo, siamo esseri umani, non è che siamo. Va bene. E quindi ci sono una serie di frasi che fanno cadere le braccia ai musicisti. Per esempio, l'altra sera ero ad un concerto di un cantautore, secondo me bravissimo, emergentissimo. Io non uso mai questo canale per promuovere, ma non spendo mai parole. Però sarà, vabbè, lo conosco, è un amico di amici. Si chiama Vitelli, è un grande cantautore, secondo me, un grande talento. Ha pubblicato dei pezzi molto interessanti. Andatelo a pubblicare. È venuto a Perugia a suonare. Tramite amici di amici, l'amicizia è come la musica, ragazzi, è come, apro una parentesi che non c'entra niente, la musica è come il lavoro, ok? Qual è al primo posto, diciamo, il metodo con cui la gente trova lavoro? Attraverso amici, no? Segnalazioni, amici, conoscenti, ok? I centri dell'impiego non funzionano, tutte queste menate qua, eccetera, eccetera, no? Allo stesso modo, dobbiamo dirlo, che i tour si organizzano tramite, per gli emergenti, per chi è da solo e vuole fare i primi concerti e non ha un'agenzia booking, tramite conoscenze. Quindi andate ai concerti nella vostra città, iniziate a conoscere le band che arrivano da fuori, stringete legami e poi amici di amici. Va bene, non c'entra niente. Comunque ero a questo concerto al Bad King di Perugia, Vitelli, grandissimo, un concerto chitarra e voce. Anzi, voglio citare anche il ragazzo in apertura, Bruno Aloisio, molto bravo, mi è piaciuto anche lui. Bam bam bam, era un martedì sera un po' infelice a livello di presenze, non era pienissimo il locale. Ad un certo punto il Vitelli, così denominato, finisce il concerto e si chiede il bis. E dopo il bis, uno dice: beh, basta. E poi ho sentito questa frase che non sentivo da tantissimo tempo: la gente è arrivata adesso. Lui aveva finito la scaletta, no? Magari vi è mai capitato di fare. Ora non era quello il caso, però in generale vi è mai capitato? Mi ha ricordato, no? Quelle serate in cui vai a suonare, non c'è nessuno, fai una fatica perché comunque devi portare a casa la pagnotta, ok? Tu devi fare il concerto, alla fine devi prendere il cachet, che magari sei andato. Mi è successo anche fuori, no? Dal mio territorio, diciamo. Essendo andato a suonare. Tre persone, lo fa il concerto, e suonare davanti a tre persone, lo si dice sempre, devi suonare come se ci fossero 2000 persone, anche se ci sono tre persone. Bellissimo, consiglio da fare assolutamente, ma difficilissimo, ok? Perché c'è un po' un'aria pesante. Tu sei lì che hai, ti sei proprio, hai dato il massimo, boom, arriva la gente e molto spesso il proprietario dice, dai, ricomincia quasi, ti dicono.
La gente è arrivata adesso, e questa è un'altra frase che mi terrorizza. Poi ci sono tutti i vari classici, tipo sima di lavoro, cosa fai? Ho fatto anche un video, andatevelo a vedere sull'argomento. Il classicone, ma con la musica ci campi. Anche qui tu magari stai parlando, l'entusiasmo, adesso stiamo entrando in studio, dobbiamo registrare, poi abbiamo un mezzo contatto, dobbiamo... E ti dicono, ma ci campi? Ma mi ascolti quando parlo? Ti sto parlando di altro. Vabbè. Oppure, vabbè, i locali, classicone, vai lì a chiedere, ti chiedono, quanta gente mi porti? E lì vorresti sotterrarti, vorresti dire, ma perché organizzi concerti? Non è questo lo spirito. Concludiamo con un'altra frase classica che succede spesso quando andate a suonare. Ditemi se non è così. Anzi, io poi ho buttato giù queste, le prime che mi sono venute in mente. Poi se voi ne avete altre, scrivetele nei commenti, così vediamo, ci confrontiamo. Magari me ne è sfuggita qualcuna di veramente clamorosa. Però ecco, una che veramente ti fa cadere le braccia. Magari arrivi in un locale e cominci, fai il check e tutto quanto. Si avvicina l'orario del concerto, non arriva nessuno. E il gestore del locale, cioè la gente non arriva, scarseggia. E si fa sempre più vicino, no? L'orario d'inizio del concerto, o magari anche, non lo so, di solito si va oltre, no? Magari si scrive 10:30, ma il concerto inizia alle 11:30. Però se alle 11:15 ancora non vedi nessuno, c'è solo una persona, comincia a farti due conti. E capita spesso che il gestore del locale ti dice che no, ma è che nella piazza principale c'è, e ti fa il nome di un big, no? C'è sempre qualcuno di più famoso di te che sta suonando da un'altra parte, e quindi ti dice c'è il concerto di quello in piazza e stanno tutti là. Ecco, questa è un'altra frase che mi terrorizza, perché c'è sempre qualcuno dall'altra parte che ti ruba il pubblico. Queste sono le prime frasi che mi sono venute in mente che terrorizzano un musicista. A me sinceramente mi terrorizzano sempre. Ditemi voi le altre, se c'è qualche altra frase che mi è sfuggita e che avete sentito e che quando sentite vi fa cadere le braccia, e scrivetele nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.